Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Freddy Tortoise Store. Io sono sempre Davide e questo è un nuovo video unboxing sugli ultimi arrivi in negozio. Allora, partiamo subito con la Funko. Questi sono nuovissimi Funko Pop, una nuovissima serie che tra l'altro è la prima volta che io ho tra le mani. Come potete ben vedere sono sottili, quindi non sono pop normali. Si chiamano Pin, come è scritto qui. Bellissima la scatola nera con gli effetti dorati, e dalla scatola, perché non li ho ancora aperti, sembrerebbero tipo delle spille, quindi in metallo. Ovviamente arriverà la recensione per saperne di più. Poi ancora Funko Pop abbiamo Majin Buu nella sua versione Kid. Questa è tutta la Wave. Ovviamente parliamo di Dragon Ball Z. Poi vediamo ancora Bella, direttamente dal cartone animato La Bella e la Bestia. La serie si chiama The Stage, la marca Best Kingdom. In questa bellissima statuetta, alta una decina di centimetri, con dietro il libro con un'immagine del cartone, come se il personaggio venisse fuori dal libro. Poi passiamo a NECA, ultimi arrivi per il mondo dei mostri. Della Universal abbiamo Wolfman, questa volta però in bianco e nero. Abbiamo già fatto la recensione di quello a colori, se ve la siete persi ve la lascio in fondo a questo video. E sempre NECA abbiamo anche la mummia, stessa cosa anche per lei, abbiamo già fatto la recensione, lasciamo tutto in fondo a questo video. Poi un piccolo salto nella marca del Loyal Subject, abbiamo Rocksteady. Abbiamo già visto le tartarughe ninja di questa serie, anche qui abbiamo fatto la recensione, se ve la siete persa lasciamo anche questa in fondo al video. È una marca molto economica, quindi parliamo di una ventina di euro a personaggio, quindi la qualità è adeguata, però abbiamo tutti i personaggi dei cartoni animati delle tartarughe ninja. Ovviamente fanno anche altri generi, non solo le tartarughe ninja, però in questo caso abbiamo Rocksteady e da fuori sembra molto molto bello. Poi abbiamo una novità in casa Hasbro, Moonstone, personaggio che non conosco sinceramente, però è un ultimo arrivo e questo lo capiamo anche dalla scatola in cartone, visto che ultimamente stanno praticamente eliminando la plastica. Ancora Hasbro, un ritorno, abbiamo di nuovo Bestia, bellissimo, tratto dal cartone animato anni 90. Anche di questa arriverà la recensione prossimamente. Poi cambiamo marca, passiamo a McFarlane, abbiamo l'action figure di Ash. Anche qui purtroppo la mia maledizione di ricevere le copie grigie si è fatta sentire. Avevo ordinato la versione a colori, ovviamente, che è questa qua, però purtroppo le versioni Platinum Edition, diciamo quelle esclusive, vengono mandate a casaccio e io ho un talento per riceverle sempre, quindi ordiniamo un'altra copia e speriamo bene. Poi grandissima novità in casa Arkham, questa è l'ultima action figure al momento prodotta per questa serie Arkham Knight, abbiamo lo Spaventapasseri, tra l'altro bellissimo, molto molto bello anche nei dettagli. Ovviamente arriverà la recensione. Abbiamo un ritorno sempre McFarlane, Black Adam, direttamente dall'ultimo film uscito, action figure molto bella anche questa, già recensita, lasciamo in fondo al video la recensione. Poi abbiamo Robin di Tim Drake nella sua versione Gold Label, molto molto bella questa action figure, e dietro l'immagine della carta. Chiudiamo con McFarlane con questo Batman tratto dal fumetto Speeding Bullets, praticamente ne parleremo sul canale di questa action figure, parleremo anche del fumetto, quindi non vi spoilerò niente. Comunque non è un action figure fatto a caso.
Poi è tornata ancora a trovarci la statua di Super Saiyan 4 Gogeta della Bandai della serie Figuarts Zero. E poi ancora un ritorno, l'abbiamo già visto negli ultimi arrivi, i Funko Pop dei Queen in versione albums, bellissimi. Questi sono una versione stupenda, secondo me, perché troviamo la copertina dell'album, il disco in vinile dietro e i quattro Funko Pop, davvero fantastici. E questo è il retro, un bel paccone da prendere e appendere al muro sicuramente. Ok, anche questo video termina qui. Fateci sapere nei commenti quale il prodotto che vi è piaciuto di più e quale invece quello che non vi è piaciuto affatto. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non volete perdere i video futuri, lasciateci un like o un commento se questo video vi è piaciuto e seguiteci anche sui nostri social. Noi vi diamo l'appuntamento come sempre al prossimo video, sempre qui e sempre con me. Grazie mille e ciao a tutti!